grande protagonista Moruzzi di questa partita. Che gol questa sera! Ma sì, è stata una bella partita, è un grande gol emozionante e sono contento, dai, per come è andata. Una vittoria sofferta, però sono queste le vittorie che piacciono ai tifosi? Sì, una bella vittoria, sono partite che emozionano i tifosi e tutti, quindi siamo contenti di questo risultato. Vogliamo raccontare quel gol? Ma io non ho pensato a nulla, ho detto sposto e calcio, mi è andata bene, ho avuto fortuna. Pensavi di giocare dall'inizio? Ma col mister non lo so, perché ci tiene sulle corde fino all'ultimo, quindi non me lo aspettavo, però in allenamento in settimana ho fatto molto bene, quindi dai, ero fiducioso. Moruzzi ora si candida a giocare titolare anche nelle prossime partite. La panchina ti sta stretta quando non giochi, chiaramente. Ma non lo so, dai, vediamo in base alle scelte che farà il mister. Ora si guarda la gara di Ferrara con la spalla, c'è prima la Coppa, però bisogna cercare di migliorare soprattutto dopo che si va in vantaggio, sei d'accordo? Sì, assolutamente, bisogna riuscire a mantenere il risultato e andare avanti. A chi la dedica per questo gol? Alla famiglia, i miei genitori, i miei familiari, tutti. Chiaramente il gol più importante della tua carriera. Eh sì, poi il primo, quindi è un bel gol emozionante. Quanto è stato bello andare sotto la curva nord a festeggiare? È stato molto bello, emozionante, vedere tutti quei tifosi, esultare per il mio gol, sentire lo stadio che dice il mio cognome, tutto, una bella sensazione. Ecco, domenica a Ferrara con la SPAL, partita difficile, SPAL che ha esonerato il tecnico Di Carlo. Sì, sarà una dura partita contro una grande squadra, quindi bisogna lavorare bene in settimana.